sabato e domenica 4-5 maggio 2024 abbiamo l'onore di ospitare a Fano la seconda tappa del trofeo Filippi di Coastal Rowing Beach Sprint. È una nuova disciplina che si affaccia anche all'interno delle Olimpiadi, perché da ottobre 2023 il CIO l'ha nominata nuova disciplina olimpica e sarà presente da Los Angeles 2028. Da disciplina di nicchia sta diventando una disciplina di grandissimo interesse tra gli atleti, perché stanno tutti cercando di lottare per strappare il passo olimpico. La tappa che faremo a Fano non dà il passo olimpico, però permette di ben figurare gli atleti che vi parteciperanno, e la risposta è stata notevole, perché abbiamo ben 28 equipaggi che vengono dall'estero. Abbiamo nazionale svedese, nazionale croata, abbiamo 3 rappresentanti dell'Egitto, austriaci e vice campionessa del mondo austriaca della disciplina, e tanti altri titolati, tra cui il vice campione del mondo che è italiano. Per cui siamo molto contenti che sia messa in risalto Fano e l'attività sportiva di Fano, soprattutto quella legata al mare, che il Club Nautico persegue dalla sua fondazione, ma anche prima, ed è soprattutto un ritorno per Fano della disciplina del canottaggio nel senso più lato, disciplina che si è persa tra le due guerre, e dal 1953, dalla rifondazione del Club Nautico, non era stata seguita, e nel 2019 l'abbiamo reintrodotta a Fano. La disciplina del beach sprint è una disciplina molto dinamica, perché prevede un tratto iniziale di corsa in spiaggia per poi salire sulle barche e percorrere un 250 metri remando a slalom tra le boe. Si rientra, si vira di 180 gradi e si rientra a terra, e di nuovo si ricorre per arrivare all'arrivo. Quindi occorre organizzare tutta la gara in base alle variabili che sono il mare, il vento, la marea e le onde. E questo la rende molto dinamica. Il lido si presta particolarmente per poter osservare, guardare, essere spettatore di questa disciplina, perché ha il molo di Ponente e il molo dell'Arzilla che fanno da palcoscenico naturale. Quindi invitiamo la cittadinanza a partecipare e venirci a vedere da sabato più o meno alle ore 8:39, l'inizio delle qualificazioni, fino a domenica intorno alle 15:16, che sono le ultime finali. E aspettiamo la cittadinanza per venire a vedere la nuova disciplina olimpica del Coastal Rowing Beach Sprint.